Buongiorno, nella lezione di oggi cominciamo a scrivere un altro dei principi fondamentali di quella che è la meccanica dei fluidi, e in particolare scriveremo l'equazione di conservazione dell'energia. In realtà, come abbiamo visto, lo stesso teorema di Bernoulli, nella formulazione che abbiamo ricavato nella lezione precedente a partire dalla seconda legge della dinamica, rappresenta in qualche modo la conservazione dell'energia, e in particolare rappresenta il modo di trasformarsi dell'energia meccanica fra energia potenziale e energia cinetica. Ovviamente nel teorema di Bernoulli, come l'abbiamo visto, non esiste alcun meccanismo per rappresentare le dissipazioni di energia, in quanto una delle ipotesi che abbiamo fatto all'inizio è stata quella di fluido perfetto, e pertanto proprio da questa ipotesi di fluido perfetto nasce l'assenza di sforzi tangenziali e pertanto l'assenza del meccanismo che può dissipare energia nel nostro sistema. Ma diciamo, più in generale, se facciamo riferimento a un generico sistema, in generale possiamo scrivere la conservazione dell'energia per questo sistema in questa maniera. Scriveremo C più P uguale a D e in D, dove E rappresenta l'energia posseduta dal nostro sistema, dove ovviamente mi metto nella situazione più generale possibile, per cui E rappresenta, non può rappresentare energia meccanica, ma anche energia termica e quant'altro. P è la potenza che viene ceduta al nostro sistema, potenza ceduta al sistema, mentre Pc rappresenta la potenza termica, quindi il calore ceduto al nostro sistema. Ovviamente vi ricordo dimensionalmente che l'energia sarà espressa in joule, e pertanto la durata dell'energia rispetto al tempo, che è una potenza, chiaramente sarà espressa in watt, cioè in joule al secondo. Ora dobbiamo andare in qualche modo a caratterizzare quella che è la potenza che può essere ceduta al nostro sistema. Per rappresentare questa potenza ceduta al nostro sistema, noi la scomporremo sostanzialmente in tre categorie. Indichiamo con PA la potenza ceduta al nostro sistema da macchine come per esempio alberi dotanti, e poi andremo un attimo a specificare bene di che cosa stiamo parlando. Con PP intendo la potenza ceduta come lavoro delle forze di pressione, e con PMU intendo la potenza ceduta come lavoro delle forze viscose. Trascuriamo immediatamente il terzo di questi tre addendi, perché in generale riterremo trascurabile questo lavoro delle forze viscose rispetto agli altri due, e andiamo a calcolare questi altri due termini. Quindi cominciamo a calcolare PA, che abbiamo detto è lavoro, potenza in realtà, la potenza, perché è la potenza termica che viene ceduta, potenza meccanica ceduta da alveoli. Beh, nel momento nel quale noi abbiamo un albero rotante che si trova in rotazione con velocità angolare omega, laddove omega è la velocità angolare, quindi espressa in radianti al secondo, con la quale ruota questo albero rotante,
è chiaro che questa potenza può essere espressa come omega moltiplicato MA, dove MA rappresenta il momento torcente che viene esplicato da questo albero rotante. Ora, dal punto di vista applicativo, se indichiamo con N il numero di giri al minuto del nostro albero rotante, come capita normalmente nelle applicazioni tecniche, è chiaro che al posto di omega possiamo scrivere 2π greco n diviso 60, ma questa rappresenta semplicemente una posizione utile per molte applicazioni. Passiamo invece al calcolo del lavoro delle forze di pressione e quindi al calcolo di quella che è la potenza meccanica ceduta da parte delle forze di pressione. Per fare questa valutazione riferiamoci a una situazione molto particolare. Consideriamo pertanto un cilindro che sia chiuso mediante un pistone. Ora, su questo pistone si esplica una forza tale da creare pertanto una pressione P. Indichiamo con P la velocità con la quale si mette in movimento il pistone per effetto del fatto che viene caricato. È chiaro che la potenza ceduta dalle forze di pressione è pertanto pari a P per A moltiplicato VP. Perché P per A moltiplicato VP? Perché ovviamente la potenza è pari al prodotto della forza per la velocità con la quale viene per la velocità con la quale si mette in movimento il punto di applicazione della forza. Perché noi sappiamo che il lavoro è pari al prodotto della forza per lo spostamento. Nel momento nel quale andiamo a derivare rispetto al tempo per valutare la nostra potenza, chiaramente otteniamo la forza moltiplicato la velocità. La forza di pressione è pari alla pressione per l'area sulla quale questa pressione si esplica e quindi otteniamo immediatamente questo risultato. Ora, questo risultato che abbiamo ottenuto in questa situazione estremamente particolare, andiamo a generalizzarlo a un sistema qualsiasi. Consideriamo allora un certo volume di controllo qualsiasi. In questo volume di controllo, per quanto riguarda il nostro volume di controllo, andiamo a considerare una porzioncina dA del contorno di questo volume di controllo. Questa porzioncina dA del contorno del volume di controllo è caratterizzata da un suo versore normale n, mentre su questa porzione ci sarà in generale un vettore velocità v. Pertanto è possibile immediato calcolare V con n, che è la componente della velocità nella direzione normale pari al prodotto del vettore di velocità per il versore della normale. La potenza elementare del VP che passa attraverso la nostra areola di A è pertanto pari a meno P per dA per V scalare n, cioè meno P V con n dA, dove ovviamente io ho messo il segno meno perché per convenzione ho assunto il versore n normale uscente dal mio sistema. Se avessi usato la convenzione contraria avrei dovuto utilizzare il segno positivo. Questo perché è chiaro che se il lavoro viene esercitato dall'esterno verso il mio sistema, ovviamente io ho potenza che viene ceduta al mio sistema. Se i versi sono quelli che ho indicato nel disegno, ovviamente io ho una potenza che viene ceduta dal mio sistema all'esterno e che quindi è sottrattiva che quindi diventa sottrattiva poi dell'energia posseduta dal mio sistema.
A questo punto, se questa è la dp con p del mio sistema, la potenza p con p delle forze di pressione è ovviamente pari all'integrale di queste stesso all'interno contorno, cioè p scalare n in generale di a. A questo punto io posso andare a sostituire i risultati che ho ottenuto e quindi posso andare a scrivere la potenza totale meccanica P, abbiamo detto, come PA più P con P, trascurando PMU la potenza delle forze viscose, che scrivo quindi come PA. Lavoro compiuto agli alberi rotanti che abbiamo visto può essere calcolato in quella maniera, per esempio nel caso di un albero rotante, se ce ne ho n ovviamente dovrò considerare tutti gli alberi rotanti che agiscono sul mio sistema, meno l'integrale sull'area di più di scala n in n. Questo mi consente pertanto di andare a calcolare la mia questo mi consente di andare a calcolare il termine che ho al primo membro, perché questo mi consente di esplicitare la potenza P. A questa potenza P dovrò sommare la potenza termica eventualmente ceduta al mio sistema. Se il sistema che cede potenza termica all'esterno, ovviamente quel termine è negativo. Bene, questo termine deve eguagliare la variazione di energia posseduta dal mio sistema. Ora, la valutazione della variazione di energia posseduta dal mio sistema va tradotta in termini euleriani a mezzo del teorema del trasporto di Reynolds, che vi descrivo ancora una volta giusto per fissare le idee. Noi in generale sappiamo che la variazione di una certa proprietà estensiva B grande posseduta dal mio sistema può essere scritta come la somma di due pezzi, dt dell'integrale sul volume di rho b del doppio, essendo b piccolo la quantità intensiva associata alla quantità estensiva B grande, più il flusso, quindi rho b scalare n di A. Teorema del trasporto di Reynolds. Reynolds transport theorem, che abbiamo scritto questo. Bene, adesso andiamo a particolarizzare il teorema del trasporto di Reynolds con specifico riferimento all'energia, cosa che ci consentirà di esprimere il secondo termine, il secondo membro di quell'equazione che ho scritto sopra. Ovviamente per farlo devo identificare la proprietà B con S con E l'energia, e pertanto B piccolo è l'energia specifica, cioè l'energia per unità di massa posseduta dal mio sistema, che indico con E piccolo. Fatta questa cosa, ovviamente posso immediatamente andare a scrivere dei dt che è pertanto pari a dei dt dell'integrale estesa al mio volume di controllo W di rho E del W più il flusso di energia integrale estesa all'area di rho E di scalare n in idea. Ok? Quella che ho riquadrato rappresenta pertanto il secondo membro dell'equazione che sta lì sopra, laddove laddove ovviamente il primo membro è quello che ho scritto nel discorso. Qui per semplicità mi sto riferendo a un volume di controllo fisso. Ovviamente sappiamo che nella scrittura del flusso, se io voglio considerare un volume di controllo in movimento, piuttosto di scrivere la velocità, devo scrivere la velocità relativa rispetto al mio volume di controllo in movimento. Ma per ora, diciamo, anche per semplificare la scrittura, anche perché
in molte pratiche applicazioni questo non è essenziale, in molte pratiche applicazioni questo non è essenziale, possiamo scrivere le cose in questa forma. Bene, andiamo pertanto a sostituire le cose dentro la mia, andiamo pertanto a sostituire i termini che ho ricavato dentro l'equazione che ho scritto sopra. Allora, al primo membro io devo scrivere pc più p, la mia potenza, quindi scrivo pc più p grande, pc si scriverà come pc più chi ha la potenza ceduta da eventuali alberi rotanti meno la potenza ceduta dalle forze di pressione, cioè l'integrale sull'area di chi di scalare m in A. Questo deve essere uguale a questo secondo membro, cioè a questo termine che ho calcolato qua, che si scrive come dt dell'integrale sul volume di rho ed w più il flusso, quindi l'integrale sull'area di rho e b scalare m. Ci siamo? Ecco qua, riquadriamocela un attimo ancora una volta, perché questa rappresenta la forma più generale dell'equazione di conservazione dell'energia in forma euleriana. Ci siamo? Ora, questa espressione, a questa espressione può essere data una forma un pochino più compatta se osserviamo che strutturalmente sia questo termine rappresentano dei flussi. Ci siamo? Quindi possiamo andare ad accorparli e possiamo pertanto scrivere, portiamoci questo qui tanto più, possiamo scrivere pc più pa è uguale a dt dell'energia contenuta nel mio volume di controllo, quindi rho è del doppio più l'integrale sull'area di che cosa? Il rho che moltiplica è più t su rho vr scalare n, diciamo v scalare n in generale, poi ovviamente questo è vr se abbiamo un volume di controllo in movimento. Ci siamo? Quindi che cosa è successo? È successo che dentro questo termine abbiamo sommato sia il termine dovuto all'energia specifica posseduta dal mio sistema, sia questo che potremmo chiamare termine di energia di pressione. Siamo? C'è questo P su Rho che da un punto di vista dimensionale P su Rho è ancora un'energia specifica, ed è l'energia specifica dovuta sostanzialmente al lavoro delle forze di pressione. Questo è il significato del nostro termine P su Rho. L'espressione scritta ancora in questa maniera rappresenta
in forma un pochettino più compatta ancora per un generico volume V doppio, per un generico volume V doppio che ha una superficie di contorno nuova, la conservazione dell'energia. Bene, adesso facciamo una cosa. Ovviamente il nostro sistema sarà caratterizzato da contorni attraverso i quali posso avere ingresso e uscita di massa. Ovviamente questa massa, in ingresso e in uscita, si porta da dirlo, ovviamente la sua grave energia, e contorni impermeabili. Allora facciamo sostanzialmente questa posizione. Immaginiamo che se esiste un pezzo di contorno, per esempio, attraverso il quale la mia massa e quindi poi anche la mia energia esce, o un altro pezzo di contorno attraverso il quale la mia energia entra, ovviamente io posso avere n ingressi ed m uscite in generale, no? Il mio sistema può in generale avere m ingressi e n uscite. Per fissare le idee, un sistema molto semplice, un volume di controllo molto semplice, potrebbe essere questo. Se io ho una tubazione, potrei prendere il volume di controllo racchiuso tra due sezioni e applicare quindi l'equazione di bilancio al volume compreso tra quelle due sezioni. Però, diciamo, per ora siamo generali, quindi ragiono con un sistema che in generale ha m ingressi ed n uscite. Ok? Quindi siamo del tutto generali. Che cosa facciamo semplicemente? Assumiamo che su ciascuno di questi ingressi e uscite l'energia specifica totale, che è rappresentata dal termine che abbiamo in parentesi, sia distribuita in maniera uniforme. Ok? Partiamo dall'idea che l'energia specifica totale è distribuita in maniera uniforme su questi contorni. Ovviamente rappresenta un'approssimazione più o meno forte, ma è comunque lecito farla. A questo punto l'equazione che abbiamo scritto la riscriviamo in questa forma. Prende T uguale su V doppio di Rho E del V doppio, e questo lo scrivo così: sommatoria QM E più P. Che cosa rappresenta questa cosa? Rappresenta questo: il flusso di energia che io ho attraverso uno qualsiasi di questi contorni si scrive come il prodotto della portata massica che entra o esce attraverso uno di questi contorni moltiplicato per il valore dell'energia specifica totale che c'è su uno di questi contorni. Ci siamo? Perché ovviamente abbiamo fatto l'ipotesi che questa energia specifica totale sia distribuita in maniera uniforme, su questo contorno. Ci siamo? Bene, adesso dobbiamo un attimo andare a specializzare meglio, questo termine E più P su Rho. Chi è più P su Rho? E più P su Rho rappresenta tutta l'energia specifica posseduta dal mio sistema, compreso l'energia di pressione, cioè compresa quella dovuta al lavoro delle forze di pressione. Questa energia specifica E ovviamente è pari all'energia meccanica più l'energia interna del mio sistema. Per quanto riguarda l'energia meccanica, ovviamente questa energia meccanica è data dal contributo cinetico e dal contributo potenziale. Il contributo cinetico ovviamente e il contributo potenziale ovviamente è pari a G per Z. Ci siamo? L'energia potenziale.
contributo cinetico ovviamente è dato da V al quadrato mezzi. Ovviamente mi sto riferendo all'energia specifica, qua per esempio all'energia cinetica specifica, quindi all'energia cinetica per unità di massa. Ovviamente l'energia cinetica di un sistema è la massa per V quadrato mezzi. Ovviamente l'energia cinetica specifica è la massa per V quadrato mezzi diviso la massa, cioè V quadrato mezzi. Stesso discorso valeva per l'energia potenziale specifica. Poi ovviamente avremo l'energia interna, ECOD, che non è meglio specificata, almeno per una. E poi abbiamo il termine F su ρ, che rappresenta il lavoro delle forze di pressione, no? Sostanzialmente che cosa accade? Accade che oltre all'energia specifica vera, diciamo così, del mio sistema, abbiamo visto che io devo considerare quello che è il lavoro delle forze di pressione, quello che è un lavoro esterno in realtà al mio sistema, per cui ho scritto le cose, lo sono andato a inglobare dentro il termine dell'energia specifica. Ci siamo? Bene, allora posso andare a sostituire questa quantità qua dentro. Vado a sostituire questa quantità. E vediamo a cosa perveniamo. Allora, quindi scrivo PC più PA uguale a variazione di energia contenuta nel mio sistema dove non ho specializzato è per un motivo che capiremo fra un secondo, più sommatoria portate massiche moltiplicate GZ più V quadro mezzi più V su ρ più E con. Bene, facciamo ora l'ipotesi di moto permanente. Se pensiamo che il nostro moto sia permanente, facendo riferimento a un volume W fisso nello spazio, è chiaro che l'energia contenuta dentro questo volume di controllo W non può cambiare, perché se cambiasse vorrebbe dire che sarebbe cambiando qualcosa punto per punto il mio sistema, ma questo non può essere per l'ipotesi che abbiamo fatto di moto permanente. Se facciamo l'ipotesi di moto permanente, pertanto questo termine, che rappresenta la variazione del contenuto energetico che sta nel mio volume di controllo, ovviamente è zero. Se questo termine è zero, ovviamente l'equazione dell'energia si specializza in una forma un pochettino più semplice: C più PA uguale a sommatoria attraverso tutti i contorni di QM GZ più V al quadrato mezzi più V su ρ più l'energia interna. Ci siamo? Bene, a questo punto consideriamo una situazione un pochino più semplice. Consideriamo, come avevo detto all'inizio, non più un sistema genetico con m ingressi ed n uscite, ma consideriamo un sistema nel quale abbiamo un ingresso e un'uscita. Quindi consideriamo un volume di controllo, non necessariamente un tubo di tubazione, no, è un volume di controllo generico. Però questo mio volume di controllo è caratterizzato dall'avere
un solo ingresso e una sola uscita. Essendo il moto permanente, ovviamente io so che se il mio sistema ha un solo ingresso e una sola uscita, essendo il moto permanente, ovviamente io so che la portata massica alla sezione 1 è uguale alla portata massica alla sezione 2 è uguale al valore della portata massica, perché noi sappiamo che in una corrente in moto permanente che cosa accade? Accade che la portata massica si mantiene costante sezione per sezione, perché ovviamente se ciò non fosse, io dovrei avere un accumulo o un rilascio di massa fra le due sezioni che è in contrasto con l'ipotesi di moto permanente che ho appena fatto. Se le cose stanno così, posso immediatamente andare a scrivere i miei termini e li scrivo così. Allora, quindi scrivo PC più PA è uguale a che cosa? È uguale sostanzialmente alla potenza che entra attraverso la sezione 1 meno la potenza che esce attraverso la sezione 2. Poiché posso mettere in evidenza la qualità QM, posso immediatamente scrivere G Z2 meno Z1 più 2 tratto Rho meno P1 tratto Rho più di 2 al quadrato mezzi meno di 1 al quadrato mezzi più l'energia interna sulla sezione di meno l'energia interna sezione. Ok, questa è l'equazione dell'energia, che andiamo a specializzare semplicemente per un sistema che abbia un ingresso e un'uscita e che sia in moto permanente. Definiamo inoltre Q con C, Q piccolo con C, PC tratto QM. Quindi la potenza termica che viene ceduta al mio sistema diviso la portata massica. Mentre indichiamo con LA, L piccolo A, P con A diviso Q con M, che sarebbe sostanzialmente il lavoro meccanico per unità di massa, il lavoro meccanico che viene fatto sul mio sistema per unità di massa, per esempio per la presenza di alberi rotanti o quant'altro che agisce sul mio sistema, per esempio per la presenza di una punta o quello che sia, no? Bene, a questo punto, con queste posizioni, dividendo tutto per Q con M, a questo punto posso dividere tutto per Q con M, che cosa vado a scrivere? Vado a scrivere Q con C più L con A uguale a G Z2 meno Z1 più P2 fratto Rho meno P1 fratto Rho più di 2 al quadrato mezzi meno di 1 al quadrato mezzi più EI 2 meno EI 1. E posso ovviamente riordinare i termini con riferimento alle sezioni 1 e 2. Che cosa, come li vado a riordinare? Scrivo così: L con A più G Z con 1 più P1 su Rho più B1 al quadrato mezzi e ora A GZ2 più P2 su Rho più B2 al quadrato mezzi, ok, più EI2 meno EI1 meno Q con C.
Ci siamo? Vediamo un attimo di interpretare questi termini. Questo primo trinomio che ho rappresentato là rappresenta l'energia specifica per unità di massa in ingresso attraverso la sezione 1. A questo termine io sto sommando L con A, che è il lavoro sostanzialmente compiuto dall'esterno, il lavoro compiuto da alberi rotanti o quant'altro, cioè sostanzialmente è il lavoro specifico compiuto da macchine che operano sul mio sistema. Quindi tutto questo primo termine ha il significato di energia specifica in ingresso al mio sistema, energia specifica che entra nel mio sistema, sia perché c'entra, perché entra massa che porta dietro di sé una quantità di energia, sia perché ho qualcosa che compie lavoro sul mio sistema. Questo secondo trinomio rappresenta energia meccanica specifica in uscita, quindi rappresenta l'energia specifica in uscita al mio sistema. Vediamo che cosa succede a questo ultimo termine. Allora, che cosa rappresenta quell'ultimo termine? Quell'ultimo termine rappresenta la variazione di energia specifica interna del mio sistema meno la potenza termica specifica che viene ceduta al mio sistema. Se io fossi in assenza di dissipazioni, se io sono in assenza di dissipazioni, che cosa succede? Succede che tutto il calore che viene fornito al mio sistema si trasforma in energia interna. Ci siamo? Ragazzi, figlia, lo so che sono le 2:30, le meno un quarto. Se sto in assenza di dissipazioni, che succede? Succede che tutto il calore che io butto nel mio sistema diventa energia interna del mio sistema, no? Immaginate di avere un sistema chiuso e isolato, no? Ora questo sistema non è più isolato per il semplice fatto che io gli fornisco calore, ok? Tutto il calore che gli fornisco fa aumentare l'energia interna del mio sistema, ok? Se stiamo in ipotesi di assenza di dissipazioni, pertanto, questo termine ovviamente è zero, no? Perché tutta la potenza termica che io gli vado a dare crea un incremento di energia specifica. Ora però c'è una seconda possibilità. La seconda possibilità è che Q con C sia minore di E in 2 meno E in 1. Perché può accadere che Q con C è minore di E in 2 meno E in 1? Può accadere questa cosa può accadere perché oltre alla potenza termica che viene ceduta al mio sistema dall'esterno, c'è qualcosa che riscalda il mio sistema, ci sta qualcos'altro che può far aumentare l'energia interna del mio sistema, e sono le dissipazioni. Perché gli sforzi tangenziali, per esempio, che si esplicano sul mio sistema, e cosa fanno? Dissipano energia meccanica e la trasformano in calore. Questo calore ovviamente va ad aumentare l'energia interna del mio sistema. Quindi se Q con C è minore dell'incremento dell'energia specifica interna, questo vuol dire che esistono delle dissipazioni, ok? Questa quantità EI2 meno EI1 meno Q con C lo indicheremo pertanto con il simbolo E con D, dissipazione. Abbiamo detto che questa dissipazione è ovviamente nulla, sì,
siamo in assenza di dissipazione, quindi se consideriamo una situazione caratterizzata da un fluido perfetto come quello che abbiamo visto nella lezione precedente. Altrimenti questo termine è non zero, anzi questo termine è positivo. Ovviamente poi c'è il secondo principio della termodinamica che indirizza la direzione di questo processo. Ovviamente questo termine non può che essere positivo, perché o l'unica cosa che fa aumentare la mia energia interna è il calore fornito dall'esterno, oppure oltre a questo calore ci sta quello prodotto dalle dissipazioni. Ma ovviamente le dissipazioni vanno in un verso solo, perché l'entropia va in un verso solo. Chiaro? Questo è fondamentale. Quindi, come vedete, qua dentro noi stiamo scrivendo sostanzialmente quello che è il primo principio della termodinamica, il principio di conservazione dell'energia, ma qua dentro poi diciamo il segno di questo termine è regolato dal secondo principio, che ci dice che poi certe trasformazioni possono andare in un verso solo, non possono andare in entrambi i versi. Bene, scritta questa cosa, scritto questo termine, ovviamente a questo punto posso andare a semplificare ulteriormente la mia espressione. E andremo a scrivere L con A più G Z1 più B1 al quadrato fratto 2 è uguale a G Z2 più B2 su 3 più B2 al quadrato mezzi più la dissipazione e con D. Adesso il lavoro meccanico esterno L con A mi consentirete di suddividerlo schematicamente nella somma di due addendi, uno positivo e uno negativo, L con B ed L con D. L con P lo chiameremo lavoro delle pompe, L con T lo chiameremo lavoro delle turbine. Da un punto di vista assolutamente schematico, almeno per ora, noi diremo che una pompa è una macchina che è in grado di cedere potenza al nostro fluido. Una turbina è una macchina in grado di estrarre potenza dal nostro fluido. Poi diciamo entreremo nel dettaglio in alcuni dei meccanismi che possono governare queste interazioni, ok? Però da un punto di vista proprio puramente formale, almeno per ora, diciamo, diremo che una pompa è una macchina che è in grado di prendere potenza dalla nostra corrente, una turbina è una macchina che è in grado di cedere potenza alla nostra. Se facciamo questa posizione, ovviamente scriviamo il lavoro delle pompe più GZ1 più P1 su ρ più P1 al quadrato mezzi è uguale al lavoro delle turbine più GZ2 più P2 su ρ più P2 al quadrato mezzi più la dissipazione. Ok? Bene, adesso moltiplichiamo di nuovo, come prima abbiamo diviso, andiamo a rimoltiplicare ambo i membri per la portata massica. Ok? Che abbiamo detto che è una costante perché siamo in modo permanente, qui la portata massica entrante è uguale alla portata massica uscente. È chiaro che
è chiaro che, per esempio, LP moltiplicato alla portata massica è PP, la potenza fornita al sistema dalle pompe. Allo stesso modo, LT per QM è PT, la potenza estratta dal sistema da parte di eventuali turbine, mentre E con D moltiplicato QM è la potenza dissipata da parte del nostro sistema. Andando quindi a moltiplicare per Q con M, per la portata massica, i termini del nostro sistema, vediamo immediatamente che cosa andiamo a vedere. Andiamo ad ottenere la potenza fornita al nostro sistema dalle pompe più U con M che moltiplica GZ1 più C1 su Rho più di 1 al quadrato mezzi è uguale alla potenza ceduta eventuale di fine più Q con M GZ2 più P2 più V2 al quadrato mezzi più la potenza dissipata, dove i termini fra parentesi hanno senso in quanto abbiamo fatto l'ipotesi semplificativa che su un contorno attraverso il quale la nostra potenza entra oppure esce, l'energia meccanica sia distribuita in maniera uniforme. Questa scrittura va sotto il nome di equazione di conservazione dell'energia per le correnti o anche teorema di Bernoulli generalizzato alle correnti. In realtà c'è, diciamo, una forma un pochettino più semplice di questa scrittura, che possiamo ottenere nel caso di fluido incomprimibile. Ovviamente ci ricordiamo che nel caso di fluido incomprimibile, ovviamente la densità rho è una costante del nostro processo. Bene, nel momento nel quale siamo partiti da questa scrittura, ovviamente possiamo scrivere delta HP più Z1 più P1 su gamma più V1 al quadrato fratto 2G è uguale a delta HT più Z2 più P2 su gamma più V2 al quadrato fratto 2G più delta HD, dove queste quantità che compaiono fra parentesi ovviamente rappresentano il carico idraulico H con 1 e il carico idraulico H con 2 che abbiamo rispettivamente nella sezione 1 e nella sezione 2.
Nelle ipotesi che abbiamo fatto, questi valori sono distribuiti in maniera uniforme sulla sezione 1 e sulla sezione 2. Pertanto possiamo parlare di carico idraulico della sezione. Adesso andremo un attimo a capire bene come si può giustificare e come si può particolarizzare questa scrittura. Però per fluido incomprimibile, questa quantità rappresenta il carico idraulico che ho nella sezione 1, questa quantità rappresenta il carico idraulico che ho nella sezione 2. Questa quantità delta HP, che cosa rappresenta? Rappresenta sostanzialmente il rapporto tra la potenza fra la potenza delle pompe e la portata in peso. Allo stesso modo, delta HT rappresenta il rapporto fra la potenza delle turbine e la portata in peso. Dimensionalmente queste quantità sono anch'esse delle lunghezze, ovviamente, e rappresentano quindi il carico idraulico fornito al mio sistema dalle pompe, il carico idraulico ceduto dal mio sistema alle turbine, laddove l'ultimo termine rappresenta il carico idraulico dissipato. Allora, in una corrente in cui incomprimibile, alla fine io posso scrivere H1 più delta H delle pompe è uguale a H2 più delta H delle turbine più delta H dissipato. In definitiva, per una corrente in moto permanente posso scrivere questo, posso scrivere che fra due sezioni che succede? Il carico idraulico nella sezione 1 più il carico idraulico fornito da eventuali pompe al mio sistema è uguale al carico idraulico che ho nella sezione 2 più il carico idraulico ceduto a eventuali turbine più il carico idraulico dissipato. In maniera, diciamo, estremamente semplice, ricavo quindi che se un sistema non ha a che fare con macchine operatrici, quindi non ci sono né pompe né turbine, in assenza di dissipazioni, fra due sezioni successive il carico idraulico si conserva. Ok? Quindi il moto permanente di un fluido nel quale ci sia l'assenza di dissipazioni, bene, il carico idraulico di tutta la corrente, il carico idraulico che ho sull'intera sezione, si conserva. Questo fatto, diciamo, è abbastanza semplice capirlo, perché ovviamente ci rendiamo conto immediatamente da questa scrittura che il carico idraulico moltiplicato la portata in peso va a rappresentare la potenza che fluisce attraverso una certa sezione. Allora, se sto in moto permanente, è chiaro che la potenza che entra attraverso questa sezione deve essere uguale alla potenza che esce attraverso quella successiva, in assenza di scambi con l'esterno, in assenza di dissipazione, altrimenti si accumulerebbe o si rilascerebbe energia fra queste due sezioni, e questo è in contrasto con l'ipotesi di moto permanente. Ci siamo? Bene. L'unica cosa da chiarire a questo punto, però, è la scrittura del carico idraulico nella sezione 1 e nella sezione 2. Per capirlo, cerchiamo un attimo di chiarirci una cosa. Allora, se il moto è gradualmente variato, come abbiamo visto la volta scorsa, è chiaro che su tutta una sezione la quantità Z più Φ su gamma è una costante. Ci siamo? È ovvio che questo lo sappiamo, no? La quantità quota piezometrica si mantiene costante su una sezione sulla quale abbiamo moto gradualmente variato. Allora, per quanto concerne quell'ipotesi che avevamo fatto di costanza della quantità energia specifica sul contorno, bene, per quanto riguarda la parte quota piezometrica, ovviamente questo è vero se il moto è gradualmente variato. Allora diremo che il discorso che abbiamo fatto prima vale per le correnti in moto gradualmente variato. Resta da chiarire che cosa accade al termine
di quadro fratto 2G all'altezza cinetica. Bene, nel momento nel quale noi andiamo a farci i nostri punti, che cosa succede? Accade che la potenza cinetica associata a una certa portata massima Q con M si calcola facendo l'integrale su tutta la portata massica di V al quadrato mezzi di Q M di portata massica. Bene, ma questo ovviamente è semplice da calcolare, perché altro non è se non l'integrale sull'area di V al quadrato mezzi, per che cosa? Per rho V di A, cioè sostanzialmente è pari a che cosa? A un mezzo integrale sull'area di rho V al cubo di A. Ora, nell'ipotesi di incomprimibile, ovviamente la rho la possiamo portare fuori dal segno di integrale, e quindi stiamo un mezzo rho integrale sull'area di V piccolo al cubo di A. Ora, ovviamente se io introduco la velocità media di portata V grande, ovviamente quello non è uguale alla velocità media di portata al cubo per A, perché ovviamente, poiché questa è un'operazione non lineare, noi sappiamo che la media dei quadrati non è il quadrato della media, la media dei cubi non è il cubo della media e quant'altro. Introduciamo pertanto quello che si chiama un coefficiente di ragguaglio, lo indichiamo con alfa, coefficiente di ragguaglio delle potenze cinetiche o coefficiente di ragguaglio di Coriolis, che è pari all'integrale sull'area di V cubo di A fratto V grande al cubo per A. Ok? Questo proprio come posizione. Bene, a questo punto questa roba la scriviamo un mezzo rho V grande al cubo per A per alfa, dove alfa è questo coefficiente di ragguaglio delle potenze cinetiche, ovvero coefficiente di ragguaglio di Coriolis. Ovviamente questo non risolve il problema, questo scarica semplicemente l'ignoranza che abbiamo sul calcolo di quel termine su questo coefficiente alfa. Tuttavia è abbastanza semplice rendersi conto che questo coefficiente alfa in quale situazione è sicuramente 1? Quando le velocità sono costanti. Se le velocità sono tutte costanti, ovviamente questo coefficiente alfa è rigorosamente 1. Quindi questo alfa è tanto più lontano da 1, oppure tanto più vicino a 1, quanto più le velocità sono disuniformi, ovvero uniformi. Questo alfa è una misura dell'uniformità oppure della disuniformità del mio profilo trasversale di velocità, in realtà. Bene, quello che vedremo fra un po' di lezioni è che in buona parte delle pratiche applicazioni poi i profili di velocità che per esempio si hanno in condotta e quant'altro sono in realtà molto uniformi, cosa che porta a dei coefficienti alfa che sono molto vicini ad 1, per cui poi nelle pratiche applicazioni questo coefficiente alfa lo metteremo in generale pari ad 1. Ma quello che è importante è che a questo punto questo trinomio di Bernoulli, questo carico idraulico totale dell'intera sezione, noi lo scriveremo in un modo gradualmente variato come la quantità quota piezometrica, e notate che l'ho messa fra parentesi per ricordarmi che quella è la quota piezometrica dell'intera sezione. È chiaro che su una sezione le quote geometriche variano, le pressioni variano, come abbiamo visto pure l'altra volta, ma se la sezione è di modo gradualmente variato la quota piezometrica resta costante, più alfa V al quadrato fratto 2G rappresenta quella che chiameremo l'altezza cinetica dell'intera sezione, ok? Quella quantità la chiamo altezza cinetica dell'intera sezione perché? Perché l'ho costruita con la velocità media di portata, con la V grande velocità media di portata. Per questo mi ricordo di metterci il coefficiente alfa davanti,
anche se poi vedremo in molte pratiche applicazioni questo coefficiente alfa potrà in generale essere posto pari all'unità. Con queste posizioni possiamo allora dire che se io ho il moto permanente di un fluido incomprimibile, no? Di una corrente di un fluido incomprimibile, in assenza di pompe e turbine e in assenza di dissipazioni, sezione per sezione, tra queste sezioni in modo gradualmente variato, si conserva il carico idraulico totale. Carico idraulico totale scritto in quella maniera. Questo risultato va sotto il nome di teorema di Bernoulli generalizzato alle correnti, o teorema di Bernoulli per le correnti. Vi faccio notare che questo teorema di Bernoulli per le correnti in realtà va a rappresentare quello che è il principio di conservazione dell'energia, anche se potrebbe essere ricavato anche per integrazione del teorema di Bernoulli che abbiamo ricavato l'altra volta a un'intera sezione. Vede che tutto sommato la formulazione è simile al teorema di Bernoulli per le linee di flusso, salvo il fatto che, vedete, accade che la quota, il termine quota piezometrica dell'intera sezione associato poi all'altezza cinetica dell'intera sezione che viene costruita in questa maniera. Ci sono domande? Diciamo che magari possiamo fare un po' di pausa e poi possiamo fare 5 minuti di pausa e poi magari qualche domanda potrebbe anche venire in città.